per sapere qual è la sanità oggettiva. E la sanità soggettiva è terribilmente reale, non è vera. Gli darò un esempio. Immaginate un aereo. Ecco che affronta, coincidono 50 persone che hanno paura del volare, però molto paura. Quali? Il volo è, c'è una piccola turbolenza, niente, sì, ma la gente si alza, comincia a camminare per l'aereo, oh, ma che cosa succede? Voglio parlare con il pilota. C'è un problema per la sicurezza? Sì. Sì. È reale? Sì. Lo sentivo? Sì. Allora, secondo me, il problema della sicurezza urbana è come gestire la sicurezza sociale. È certo che se uccidono la gente nella strada, questo genera più insicurezza sociale. Io non dico che non ci sia un rapporto, ma dico che quello che c'è è gestire la paura, la sicurezza sociale. Perché se la gente ha paura, se io ho paura, non esco da casa, non vado al cinema, non parlo con la gente, e questo è contagioso. E alla fine è un problema di convivialità, è un problema di sicurezza. Stefano Anastasia, dall'analisi delle fonti ufficiali, quale quadro emerge della sicurezza in Umbria? Quelli che noi abbiamo analizzato sono i dati delle forze dell'ordine, dell'Istat, relativi alle denunce, alle segnalazioni di autori di reato e all'autorità giudiziaria. E la cosa più importante, io credo, sia il fatto che a partire dal 2013 abbiamo un calo costante delle denunce. Nonostante anche un'attività delle forze dell'ordine forse fino anche più significative che in passato, perché invece le segnalazioni all'autorità giudiziaria sono nel tempo cresciute. Questo significa che dal punto di vista generale, ovviamente, e dal punto di vista statistico, le condizioni di sicurezza della nostra regione sono migliori che in passato. Ciò non esclude ovviamente che le istituzioni, in modo particolare le istituzioni di prossimità, la regione, i comuni, debbano intervenire su quella che viene chiamata la percezione di sicurezza, cioè il fatto che i cittadini, anche se non sono stati vittime materialmente di delitti, possano avere, percepire sentimenti di preoccupazione per la propria sicurezza. Dal punto di vista di merito, gli unici dati che sono un po' in controtendenza, che richiederebbero un'attenzione particolare, sono quelli relativi alla diffusione dei mezzi tecnologici informatici, e quindi sono cresciute negli anni le truffe e le frodi informatiche condotte di tipo estorsivo. E qui bisogna fare attenzione perché, come sottolinea anche il Ministero dell'Interno in una recente relazione presentata al Parlamento, c'è il rischio di una infiltrazione o forse di un tentativo di infiltrazione di organizzazioni criminali al territorio umbro. A suo giudizio, perché esiste talvolta una cesura fra la sicurezza percepita e quella data dai numeri statistici delle forze di polizia? Ma questo dipende da tante cose, dipende anche dalle condizioni più generali di vita, sia dalle condizioni di sicurezza sociale, sia dalle condizioni di solitudine che ovviamente rendono le persone più timorose dell'altro, degli sconosciuti, di chi è per strada, eccetera. E quindi questo è esattamente il campo di lavoro su cui gli enti territoriali possono svolgere il loro ruolo, secondo me, nel modo migliore. Ovviamente non tocca alla regione o al comune garantire le condizioni di sicurezza che sono proprie delle forze dell'ordine, ma viceversa costruire tessuto, legame sociale, rassicurare la popolazione, questa sia competenza di enti territoriali.